io sono Escobar, questo è un nuovo video, questo è il mio canale, benvenuti a tutti, per coloro che ancora si possono iscrivere si iscrivono, per coloro che sono iscritti rimangono con me. A proposito di questo, io settimana prossima sarò fuori sede, di conseguenza non usciranno video, i video riprenderanno regolarmente dal 1 luglio. Oggi parliamo di un tipo di ciclid in particolare che affascina ogni tipo di acquerofilo e che possiamo trovare in tutti i negozi di varie taglie. Ovviamente vi consiglio sempre di comprare quelli piccoli, perché così loro si adattano a noi, noi ci adattiamo a loro e capiamo quello che vogliono e quello che desiderano. Stiamo qui trattando dei scalari. Gli scalari sono pesci molto molto belli, anche definiti pesci angelo. In negozio possiamo trovarli a prezzi che oscillano in base alla loro taglia. I piccoli, che ho visto comunque in vari negozi qui a sud in campagna, vanno dai 2 euro a salire, quelli adulti dai 10 euro a salire. Gli adulti, dico, rispetto a quelli che sono i piccoli, un 6-7 centimetri già comunque trovate a quei prezzi lì. Per quanto riguarda l'allevamento degli scalari, sarà necessario, quando andate in negozio, chiedere se sono stati presi in natura o se siano stati comunque riprodotti da un allevatore. Se sono stati presi in natura, ragazzuoli, state attenti che questi ultimi rifiuteranno nell'80-90% dei casi il cibo secco. Se sono stati allevati e riprodotti da un allevatore, questi accetteranno il cibo secco oltre a quello vivo. Quindi state molto attenti e chiedete quando li andate a comprare. Le esigenze di questi pesciotti sono definibili in base alla grandezza della vasca. 300 litri saranno più che sufficienti per un gruppo da 5 o 6, essendo comunque pesciotti che vivono in gruppo. Di conseguenza, se volete questi ultimi, dovrete comunque attrezzarvi con delle vasche belle grandi e piantumarle decentemente, perché nel loro ambito naturale loro vivono in parti dove sono piante sia all'esterno che all'interno dell'acqua e loro possono nascondersi tranquillamente. In questi gruppi 5 o 6 che andranno presi comunque da piccoli, si formerà poi successivamente una coppia, se la vasca è sufficientemente grande, poiché se la vasca è piccola, sentendosi comunque minacciati dal fatto che non possono neanche essi muoversi, non si riprodurranno. Quindi ragazzuoli, se avete vasche da 180-200 litri, lasciate perdere, 300 litri a salire, consiglio mio personale, 5-6 esemplari. I ciclidi sono pesci ok pacifici nella maggior parte delle volte, però in base al pesciotto il carattere va a cambiare, perché i scalari sono pacifici da un lato, però dall'altro potrebbero comunque attaccarsi. Perché questo? Perché sono territoriali in alcuni casi, quindi molto dipende dal carattere del pesciotto stesso, però i ciclidi di solito sono molto territoriali. Per quanto riguarda la riproduzione di questi piccolini, aspettate, un'altra cosa che devo dire, raggiungono i 15 cm di lunghezza e di altezza i 20 cm, quindi è per questo che servono vasche molto grandi. Gli scalari sono stupendi e come tali vanno trattati con i guanti, come anche gli altri pesciotti. Nel periodo della riproduzione la loro aggressività aumenta di molto e i genitori si occupano dalla deposizione fino alla schiusa, fino alla crescita degli avannotti, della loro protezione. Quindi ragazzuoli, è normalissimo che loro affideranno, cioè si prenderanno cura dei loro piccoli, però voi dovete prendervi cura dei piccoli e di loro in contemporanea. Dovete comunque far assumere una certa quantità di cibo ai genitori, onde evitare che ai genitori gli venga il pallino in quel momento e si mangino i piccoli, perché dovete comunque sempre pensare che sono pesci. Anche se i genitori si prendono cura dei piccoli, può darsi che in un momento non precisato prendano e si mangiano i piccoli. L'allevamento dei piccoli, loro nascono ovviamente dopo un tot di giorni, poi dipende molto da come li tenete, e andranno comunque a consumare da prima il loro sacco vitellino e poi ad alimentarsi decentemente con i vari tipi di mangimi per avannotti e cibo vivo che potrete comunque somministrargli. Hanno delle necessità di acqua, diciamo così, molto precise, nel senso che non dovete utilizzare l'acqua del lavandino, perché l'acqua del lavandino di sua definizione ha un pH di almeno 7. Loro necessitano di un pH, diciamo, da ricreare, che vada dai 6, qualcosa a scendere, non troppo, perché se si abbassa troppo il pH si finisce per ammazzarli. Quindi tenetevi sempre sui 6 pH e utilizzate l'acqua osmosi per tenere sotto controllo il KH e per abbassare gradatamente il pH di conseguenza, perché l'acqua osmosi serve a quello, valori molto bassi da poter controllare.
quindi l'utilizzo della cosmosi non è aleatorio, deve essere obbligatorio, diciamo così. E la piantumazione sarà necessaria, onde evitare che questi ultimi vadano troppo in conflitto, perché è successo che degli scalari dello stesso sesso andassero a prendersi per bocca e farsi tutta una serie di ferite. Che altro posso dire? Ah, esistono diverse varianti, la gold, la black, e in base alla variante comunque assumeranno un costo diverso. Si vocifera che vi siano degli altum, però in base al grado di purezza e al fatto che si avvicinano molto ma molto a quelli in natura, cioè i wild, io li chiamo, tutti i pesci che si avvicinano più a quelli che sono in natura possono essere definiti wild, hanno un costo sempre maggiore. Sono venuto a conoscenza di un mio diciamo così conoscente che ha venduto una coppia di altum a 350 euro l'uno, si è fatto 700 euro, 350, no, sì 700 euro si è fatto. Però il problema è che poi non se ne è voluto distaccare, quindi prima gli voleva spedire, gli voleva vendere, anche perché la spedizione è diventata illegale dei pesciotti. Non si possono spedire, ma si devono comunque prendere e poi portare. Solamente i negozi possono spedire, ma i privati non possono farlo. Si può comunque vendere da vicino, ma non si possono spedire più. Ma anche non si è mai potuto fare, credo, sta cosa qua, perché comunque con le spedizioni potrebbero anche morire. E niente, poi sono tenuti e me li sto allevando. Comunque allevare Altum è una bella botta di sedere, perché comunque sono belli e costosi, diciamo così. Per quanto riguarda l'acquario, io consiglio di tenere soltanto l'oro, essendo pesci comunque vanno a definirsi mediante la regola pesce grande mangia pesce piccolo. Di conseguenza, se avete pesci piccoli in vasca, se li papperanno. Non succede sempre, ovviamente, però può capitare. E poi, se voi tenete gli scalari, tenete soltanto loro, non fate fritture di pesce dappertutto che buttate, tutto quello che trovate in negozio, non fatevi convincere che i pesci scalari, stupidamente, restano piccoli, perché non restano piccoli, diventano bestioni di 15 cm di lunghezza e 20 cm di altezza. Questi sono gli esemplari tenuti bene in vasche abbastanza grandi, quindi da 300 litri a salire, in gruppi di 5-6, perché sono pesci che vanno a vivere in gruppo, cioè che vivono in gruppo, non è che vanno a vivere in gruppo. L'alimentazione, essendo lo stesso onnivori, sarà composta, e questo che vi dicevo all'inizio, sia da mangime secco, se sono stato comunque discendente da persone che ne hanno allevati mediante questo, sia da mangime vivo, da afni, artemia salina, poi comunque brevete voi, cioè nel senso ci sono diversi tipi di cibi vivi. Che altro dirvi? Se ne siete intenzionati a comprarli, ragazzuoli, attrezzatevi bene, comprate quello che vi serve e mi raccomando di prendervi cura di loro. Io adesso faccio un appello a voi che mi state seguendo: se avete un cane non lo abbandonate, perché i cani sono i migliori amici dell'uomo e li vogliamo bene. Io non potrei mai abbandonare quel toporagno che ho al posto del cane, che pensa di essere un gatto, perché sì, il mio cane pensa di essere un gatto, perché sale sopra i muretti e saltella, poi fa le fusa, non penso sia molto confuso a questo punto. Bando al mio cagno gatto, vi dico di prendervi cura dei vostri animali, e visto che sta arrivando l'estate, trovate una dog sitter, trovate un hotel per cani, perché esistono, e datelo lì. Poi ve lo andate a riprendere dopo quando tornate. Però ragazzi, non li abbandonate, sono animali, è parte della nostra vita. Detto ciò, vi dico di iscrivervi, commentare, lasciare un bel like. Ci vediamo il 1° luglio, perché questo è l'ultimo video di quelli che faccio questa settimana qui, e della settimana prossima, perché sono fuori la settimana prossima. Vi dico di iscrivervi a Escobar Aquarieco chiocciola Escobar Aquarieco fan group, che potete trovare su Facebook. Potete scrivermi su Escobar Aquarieco chiocciola gmail.com. Se volete seguirmi, sono su Instagram, sono Escobar Aq, Aq di quadro, ok? Escobar Aq, mi trovate. E che altro dirvi? Buone vacanze. E per chi stesse facendo gli esami, mi raccomando, stia tranquillo, perché andrà tutto bene. Ciao belli. Buone